sei una partita che all'interno tante partite, alla fine però la cosa che conta è la vittoria, sudatissima ma anche per questo bella. Ancora prima di questa partita ci siamo detto proprio questo, la cosa che ci interessava di più è prendere una vittoria e uscire di questa serie negativa che abbiamo fatta. Credo che l'abbiamo ottenuta in un bellissimo modo, anche se potevamo fare meglio, ma potevamo fare anche molto peggio, quindi i due punti meritati, molto contento per questi e da qua cerchiamo di continuare di andare avanti perché una piccola crescita c'è, però negli ultimi tempi abbiamo avuto un sacco di cambiamenti un po' forzati, un po' così del momento. E quindi questo un po' ci ha sbilanciati nel nostro forse un po' sentirsi sicuri dentro campo, ma sicuramente la nostra squadra c'è, abbiamo dimostrato oggi. Un po' la costante di questo primo periodo, tantissimo equilibrio contro qualsiasi avversario. Sì, siamo sempre vicini e ci vuole sempre quel poco, ogni tanto lo troviamo, ogni tanto no, ma bisogna lavorare proprio per averlo come costanza. 30 punti anche questa sera, non ti fermi mai. Beh, la ultima mi sono fermato, quindi qualche punto di più l'ho ottenuto per questa partita. Oreste, pochi punti in campo ma assolutamente decisivi, lì si è invertita un po' la tendenza di una partita che stava diventando difficilissima. Sì, penso deve essere questo un po' l'apporto da chi entra da fuori, dare un po' la carica, l'energia che probabilmente a lungo andare si è un po' scaricata oggi la partita, quindi penso che sia io che Giava, ma tutti gli altri ragazzi che sono entrati abbiamo fatto il nostro lavoro e siamo contenti perché ci ha portato alla vittoria. Angelo, una partita con tante partite al suo interno, però credo che poter aver attinto così alla panchina per cambiarla più volte sia un valore aggiunto di questo gruppo. Questo è, condivido, è uno degli aspetti positivi di questa giornata qua. Ce ne sono degli altri che ho chiesto ai ragazzi dopo la partita di spiegarmi, perché tutti leggiamo la realtà con i propri occhi, ma a volte non è la realtà. Io ho letto delle cose, degli atteggiamenti che non sono di questo gruppo, però posso sbagliarmi e ho chiesto domani di riferirmi se ho sbagliato, se invece c'è stato qualcosa che non andava. Nessuno è perfetto, però certe cose non vanno ripetute. Poi per quel che riguarda la partita è andata come gli avevo detto, è andata al tie-break come gli avevo detto, perché è una squadra in forma, perché ha un palleggiatore, e questo lo posso dire perché insomma, lo studiamo, lo facciamo, l'ho avuto, che a livello di mani è tra i primissimi 3-4 al mondo, e quando sta bene con la squadra avevano 9 punti in classifica, erano molto pericolosi, hanno un allenatore bravissimo, stavano giocando bene. E mentre noi gli avevo detto che avremmo fatto fatica a fare cambio palla perché il rientro di Sbertoli non sarebbe stato indolore. Devo ringraziare sia lo staff sia comunque Riccardo perché una percentuale di rischio oggi c'era. Abbiamo vinto, siamo felici perché magari abbiamo recuperato un punto che abbiamo perso da qualche altra parte, che magari non dico che ci meritavamo ma che potevamo prendere. Tuttavia questo calendario lo sapevo com'era, gli sforzi li abbiamo fatti, adesso qualche risorsa in meno ce l'abbiamo, non stiamo in palestra ad allenarci, ma la testa non si deve staccare.